Ragazzi, nel video di oggi andremo a vedere come fare un perfetto porting tra collettore d'aspirazione e teste. Vi farò vedere la lavorazione della testata, in modo da capire come fare ad andare a fare una raccordatura in modo da ottenere la maggior quantità di flusso e ridurre al minimo le interruzioni di questo durante l'immissione di miscela aria e benzina all'interno della camera di scoppio. Ecco qui la nostra testa. Questi, nello specifico, i condotti di aspirazione. Oltre a non essere particolarmente precisi perché sono un po' di forme irregolari, non sono neanche identici tra di loro. Ok? Ora, il processo di porting delle teste si parte giusto appunto dalle teste. Si prende la guarnizione, che sarà quella che farà da tenuta tra il condotto della testa e il collettore d'aspirazione. E si inizia fissandolo in posizione tramite i bulloni. Vi faccio vedere. Prendiamo dei bulloni con delle rondelle così che quando andiamo a tirarle appena appena non spostino la guarnizione e le fissiamo più o meno tutte. Questo bullone simula il collettore d'aspirazione che verrà poi imbullonato successivamente alla testa quando sarà montata sul motore. Ok, possiamo già vedere alcuni difetti. Le parti di alluminio che spuntano qui sono scalini per il flusso e poi la guarnizione in alcuni punti invece scalina al contrario, tipo qui, vedete? Offre una resistenza al flusso, quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è pelare la guarnizione in questi punti qua dove non ha agio il flusso. Quindi iniziamo prima a allargare la guarnizione. Dunque, una volta raccordate le guarnizioni alle porte dell'aspirazione delle teste, andiamo questa parte qua che avanza, vedete questo labbro, a rastremarlo bene in modo da rifinire poi il piano d'appoggio bello piatto e poi passiamo alla fase numero 2, ovvero raccordare le teste. Vedete? Ora abbiamo le guarnizioni raccordate sulle teste, ma le teste non raccordate con le guarnizioni. Vedete qui? Questo perimetro qui, questa parte qui. Qui è tutto porting e potremmo andare a guadagnare un'estrema quantità di flusso, quindi ora le segniamo e poi andiamo a lavorare sulle teste. Con un pennarello andiamo a disegnare e colorarci, un pennarello a alcol, va benissimo, tutto il perimetro dell'aspirazione, della porta di aspirazione, vedete così. Non c'è bisogno di essere precisissimi, eh? Sì, ecco colorate le nostre porte, andiamo a riapplicare la guarnizione sopra e a rifissarla esattamente come prima. Tutto il nero che spunta, tutta la parte colorata che spunta è parte da eliminare. Quindi prendiamo un attrezzo acuminato, io ho la mia penna da metalli, e andiamo a segnarci tutto il perimetro della guarnizione. Usiamo la guarnizione come riferimento. Ripassiamo per sicurezza. E voilà. Ora togliamo la guarnizione così non siamo costretti a lavorare con la guarnizione montata con il rischio di rovinarla, visto che l'abbiamo appena lavorata. La parte all'interno della nostra riga grigia, del nostro segno, è quella che noi dovremo andare a eliminare per creare un porting perfetto tra testa e guarnizione. Si incomincia con la fresa e si parte. Una volta tracciato il perimetro, dovremo questa specie di curva che si creerà questa inclinazione,
andarla a spianare più possibile. Ricordiamoci sempre che i condotti di aspirazione non vanno lisci, ma vanno irruviditi per i flussi. Quindi prendiamo un attrezzo un po' più ruvido e incominciamo a rifinire e creare il nostro bordo. Eccoci ragazzi, basta interruzioni, flow praticamente perfetto. Questo è una raccordatura fatta piuttosto bene tra guarnizione e collettore. A questo punto ripetete la stessa identica operazione: guarnizione della testa destra sulla parte destra del collettore, guarnizione della testa sinistra sulla parte sinistra del collettore, e avrete, una volta montato, un perfetto porting tra collettore di aspirazione e teste. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Qualunque commento, qualunque domanda qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi, da Robby PMG.